Crisi da una nota influencer italiana ha fatto una nuova scelta di acquistare un'auto. Una nuova auto, o meglio, nuova per modo di dire, in quanto ha deciso di acquistarla usata. Il motivo è molto semplice: siccome l'ha presa con il cambio manuale, ha iniziato ad utilizzare questa macchina per prenderci la mano e ovviamente, appunto, essendo usata, non ha paura di fare qualche botta a destra, a sinistra o comunque di rovinarla. Di che auto si tratta, ti starei chiedendo? Si tratta di una Peugeot 207 dell'anno 2007, un'auto che nuova a valore dai 20.000 euro in su, mentre sull'usato, cosa che ha preso anche Brisida, si tratta dai 1.500 fino agli 8.000 euro, a seconda del grado di usura. Ovviamente non sappiamo la cifra esatta che la quale appunto l'influencer ha speso, comunque ha deciso di registrare su TikTok un car tour che adesso vedrai. Fammi sapere se quest'auto ti piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici, oggi mi è arrivata la mia nuova macchina, che tanto nuova non è, perché comunque l'ho presa usata col cambio manuale in modo da prenderci la mano e se magari vado a sbattere contro il marciapiede, faccio i parcheggi, la spacco, faccio cose, almeno non mi piange troppo il cuore. Ed è anche giusto perché secondo me comunque la prima macchina che prendi deve essere così, insomma, un po' scrausa per poterla usare e prenderci la mano, insomma. È il primo giorno che guido in totale autonomia, quindi senza mio papà, senza nessun mio amico che abbia la patente, completamente da sola. Mi è arrivata stamattina alle 5:50, mi sono dovuta svegliare, me l'hanno portata col carro attrezzi fino a qua. Ed ero così emozionata che non mi sono addormentata, sono le 9, sono già pronta, preparata, ho fatto mille cose. Pronta per andare a comprare il cavo AUX, perché ovviamente manca il Bluetooth, ma ora vi faccio il tour. Con la mia bella P di principiante lì dietro. Allora, il volante è così, è una Peugeot 207 del 2007. Qui accendo le luci di posizione e lì ci sono gli indicatori. Questo è l'impianto. Boh, raga, questa è una radio che ho appena acceso, ma non so come si usa, devo ancora capire come si usa la radio perché non lo so. Queste credo siano le quattro frecce e lì un fantastico schermo degli anni 2050, ovviamente tutto touch. Questo è il sedile del Passenger Princess, tralasciamo le mie cose perché sono da sola. Vi faccio vedere dietro, questi sono i stupendi sedili all'avanguardia. La macchina è a tre porte, ovvero una davanti, cioè due davanti e il baule che viene considerato come una porta, però non ne ha altri, ecco. Questo specchietto che cambierò sicuramente, metterò quello con la luce. Infatti ora vado a comprare i gadget. Sono in ansia perché non so dove parcheggiare, come mettermi, si mette la macchina in quattro frecce, quindi vabbè, vedremo come andrà. Spero di non rompere niente in questa prima guida in autonomia. E niente, però sono super felice perché sono riuscita a comprarmi la mia prima macchinina da sola. E niente, bello.